Salve a tutti i gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questa 20ª puntata di Polis, il primo piano sulla politica a cura di Come Don Chisciotte. Nella puntata di oggi ovviamente daremo ampio spazio all'analisi di quanto sta accadendo in tutta Europa e mi riferisco ovviamente a quella che è la protesta dei trattori. Sappiamo che nei giorni scorsi gli agricoltori, soprattutto dal Belgio e dall'Olanda, hanno raggiunto Bruxelles, ci sono stati anche scontri con le forze dell'ordine che hanno dovuto utilizzare gli idranti per cercare di disperdere i manifestanti. Delle rivendicazioni, quelle degli agricoltori, che cercheremo di analizzare a 360 gradi con i miei ospiti, e poi anche spazio a quella che è la cosiddetta legge bavaglio per i giornalisti. È vero che già dal 19 dicembre la Camera ha approvato l'emendamento del deputato Costa di Azione, ma in attesa che venga discussa anche in Senato, l'ordine dei giornalisti a livello nazionale si sta mobilitando e infatti vedremo anche uno spezzone di alcune proteste che si sono svolte nei giorni scontri a Genova. Io sono Massimo Cascone e questa è la nostra sigla. Come ogni settimana iniziamo la nostra carrellata di notizie partendo da dove ci eravamo lasciati la scorsa puntata, e cioè il divieto di manifestazioni pro-Palestina nel giorno della memoria, deciso dal ministro Piantedosi in accordo con le questure delle principali città italiane su pressione della comunità ebraica. Come c'era da aspettarsi, la comunità palestinese italiana, supportata da tantissimi cittadini, ha deciso di ignorare l'imposizione del governo e da nord a sud si sono avute manifestazioni al grido di "la repressione non ci fermerà". La manifestazione più grande si è svolta a Milano con un corteo di oltre 2.000 persone che hanno marciato sventolando le bandiere di Yemen, Tunisia e Sudafrica. Fortunatamente non si segnalano particolari violenti scontri, alcune colluttazioni, tra cui poi quel caso del poliziotto che ha detto che il presidente Mattarella non è il suo presidente, rivoltosi a una signora di 95 anni presente nel corteo. Ma a parte questo, insomma, a livello nazionale non si segnalano particolari problemi dovuti a queste manifestazioni negli scontri con le forze dell'ordine. Sul tema del divieto delle manifestazioni si è espresso anche il ministro Salvini con la Lega, che ha depositato un disegno di legge per il contrasto all'antisemitismo, per impedire l'utilizzo di simboli e di slogan antisemiti nelle piazze. Dalle tensioni in Medio Oriente passiamo all'Africa, con il vertice organizzato a fine gennaio dal governo Meloni, durante il quale è stato presentato ufficialmente il Piano Mattei, di cui ricorderete abbiamo anche noi dedicato una puntata. Piano Mattei, nonché i suoi primi progetti pilota che riguardano Marocco, Kenya, Algeria, Mozambico, Egitto ed Etiopia, e che vedono il coinvolgimento di 12 società partecipate, tra cui Eni e Leonardo. Tra gli importanti ospiti presenti, oltre ovviamente alla Premier Meloni, anche il Presidente Mattarella, Ursula von der Leyen e il Presidente dell'Unione Africana, Fachi. Ursula von der Leyen ha parlato di un'ottima intesa con l'Italia sul piano Mattei, mettendo sul piatto ulteriori 150 miliardi provenienti da Bruxelles, che si sommano ai 5,5 miliardi stanziati dal governo italiano per sviluppare la partnership Europa-Africa a guida italiana. Rimanendo sulle attività del governo dell'ultima settimana, il ministro dell'Economia Giorgetti ha aperto le porte alla cessione di una parte delle partecipazioni pubbliche di Poste Italiane per ovviamente fare cassa. Ricordiamo che attualmente lo Stato controlla complessivamente circa il 65% della società Poste Italiane, di cui il 29,26% direttamente con il MEF e il 35% indirettamente attraverso Cassa Depositi e Prestiti. Secondo gli analisti, lo Stato potrebbe incassare dalla vendita di una quota tra un minimo di 1,7 miliardi di euro, nel caso in cui sul mercato andasse il 13,26% del capitale, lasciando quindi in mano pubblica il 51%, ad un massimo di oltre 3,5 miliardi qualora si vendesse l'intera quota del 29,26% detenuta dal MEF.
In questo secondo caso, ovviamente, lo Stato non avrebbe più la maggioranza assoluta delle partecipazioni, un'ipotesi che speriamo ovviamente non diventi realtà. Andando avanti, il 31 gennaio è stato siglato tra il Governo e la Regione Valle d'Aosta l'accordo per il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 dal valore di quasi 37 milioni di euro, necessari a finanziare 7 interventi con priorità al diritto allo studio e transizione energetica. La Camera, inoltre, lo stesso giorno ha approvato il decreto Superbonus con 140 sì, 92 no e 15 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato ed è atteso nell'aula di Palazzo Madama dopo il 20 febbraio. Ieri invece, venerdì 2 febbraio, Vittorio Sgarbi ha annunciato le sue dimissioni con affetto immediato dal ruolo di sottosegretario alla cultura, già al centro della bufera sia al Ministero della Cultura con le segnalazioni del ministro San Giuliano sui compensi ricevuti dal critico d'arte, che per l'inchiesta giudiziaria legata al quadro di Manetti. Spostandoci verso le questioni europee, la Commissione ha definitivamente accertato la compatibilità della legge contro la carne sintetica del ministro Lollobrigida con i principi del diritto dell'Unione Europea in tema di mercato interno, andando però a rimarcare che l'iter utilizzato dal governo non è stato formalmente rispettato. Nel dettaglio, il governo italiano ha prima approvato la direttiva europea e poi emanato lo stop nazionale, quando invece si prevede che i paesi debbano intervenire con emendamenti e controproposte solo prima dell'approvazione della direttiva stessa. Questo errore del governo nelle tempistiche potrebbe quindi rendere disapplicabile la legge del ministro Lollobrigida, facendo ricadere sui giudici le valutazioni caso per caso. Il ministro nel frattempo è stato provocatoriamente invitato dai produttori a visitare la prima azienda produttrice di farina di grillo Made in Italy, ubicata in provincia di Macerata. Nel frattempo continua il posizionamento dei partiti di maggioranza in vista delle elezioni europee e mentre Giorgia Meloni, facendo i complimenti ad Abascal, confermato leader del partito di Vox Spagna, ha ricordato l'alleanza all'interno del gruppo dei conservatori e riformisti europei, Salvini non è indietreggiato, ribadendo l'importanza di una destra sovranista e populista unita, necessaria per spostare gli equilibri nel Parlamento europeo. Ricordiamo che Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega sono in tre gruppi parlamentari europei differenti. Chiudiamo infine con le notizie giunte dal Consiglio europeo dei giorni scorsi. I 27 leader hanno trovato un accordo per un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina dal valore di 50 miliardi di euro che andrà ovviamente a confluire all'interno del bilancio dell'Unione europea. Nonostante sul tema non aleggiava molto ottimismo a causa delle posizioni ostruzioniste di Orban, già in Italia al centro di polemiche a causa del caso Ilaria Salis, una vicenda che agli occhi dell'Unione Europea ha messo ancor più in evidenza la lontananza tra l'esecutivo ungherese dagli standard comunitari di Stato di diritto. Quello di cui ho parlato con il primo ministro ungherese Orban è che venga riservato un trattamento di dignità, rispetto e giusto processo per Ilaria Salis, ha ribadito la premier Giorgia Meloni ai giornalisti al termine dell'incontro in questione. Il nostro Ministero della Giustizia nel frattempo sta trattando con l'Ungheria per il trasferimento di Ilaria qui in patria, dove verrebbe posta agli arresti domiciliari cautelari, con l'applicazione eventualmente di misure come il braccialetto elettronico. E mentre i 27 leader discutevano di Ucraina, ad aspettarli fuori dagli splendidi palazzi c'erano migliaia di trattori. Il motivo ve lo raccontiamo nel nostro servizio di puntata. Dopo anni di diffuso malcontento dovuto alle politiche europee che in nome della concorrenza hanno provocato una guerra nel settore primario, la misura ora è colma. In seguito alle avvisaglie francesi di fine novembre, da metà dicembre in poi gli agricoltori e gli allevatori tedeschi sono scesi in piazza, marciando a bordo dei loro trattori fino a Berlino, per protestare contro il piano del governo di eliminare i sussidi al diesel agricolo e contemporaneamente aumentare le tasse. L'ultima di una serie di angherie che si inserisce nel più ampio quadro delle spinte europee verso la carne sintetica, gli OGM, le coltivazioni idroponiche e la robotizzazione del lavoro. Tutto in nome della lotta al cambiamento climatico e alla CO2. Dalla marcia su Berlino le proteste non si sono mai fermate, anzi, sono dilagate in tutta Europa. La prima a seguire la Germania è stata la Polonia, con gli agricoltori in protesta contro la liberalizzazione dei trasporti tra l'Ucraina e i paesi dell'UE, che ha inondato la nazione di grano ucraino distruggendo le attività locali.
Poi, mentre gli agricoltori tedeschi bloccavano decine di autostrade, si sono aggiunti i colleghi di Francia e Romania, anche loro pronti a bloccare il paese per protestare contro l'aumento delle tasse, del prezzo del carburante e contro la concorrenza sleale ucraina. Infine, dopo lo spaventoso piano della regione Puglia di espropriare numerosissimi proprietari di terreni per far spazio ad un impianto eolico, anche gli agricoltori italiani sono scesi in piazza, dando così vigore alle proteste in seno a tutta l'Europa. Ufficialmente iniziato il 22 gennaio, il dissenso italiano non ha ancora raggiunto i livelli di scontro dei cugini tedeschi e francesi, in grado di fermare la circolazione per giorni su molte autostrade, ma pone le basi per un'effettiva lotta di categoria contro i diktat europeisti. Ultimi ad unirsi alla protesta nei giorni scorsi sono stati gli agricoltori di Belgio e Olanda. CO2 e cambiamento climatico non si elimineranno sulle spalle di un settore fondamentale per l'approvvigionamento alimentare dei cittadini. Bruxelles è avvisata. Allora, eccoci tornati in studio. Do subito il buongiorno e saluto i miei ospiti, il professor Luca Lanzalago. Buongiorno. E l'avvocato costituzionalista Umberto Del Nucio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, rispetto a quanto dice il servizio, voglio aggiungere inoltre che anche gli agricoltori di Spagna e Irlanda hanno iniziato a manifestare proprio in questi giorni, e per quanto riguarda l'Italia si parla già di trattori che marceranno nei prossimi giorni, probabilmente questo weekend o a inizio settimana, verso Roma, in sostegno ovviamente a tutto quello che sta accadendo in Europa. Come sappiamo, come diceva anche il servizio, le rivendicazioni sono molte e sembra che appunto vadano a confluire tutte quante verso una serie di problemi che vanno dall'introduzione del grano ucraino a basso prezzo, alla riformulazione della PAC, la politica agricola comunitaria, all'aumento del costo di determinati materiali come il diesel agricolo o i fertilizzanti. Insomma, la misura è colma, se come dicevamo anche nel servizio. Professor Lanzalago, vengo subito da lei. Qual è la sua analisi della situazione? Sì, anzitutto bisogna collocare, contestualizzare, come si suol dire, questa protesta. Cioè, una certa ostilità del mondo agricolo nei confronti dell'Unione Europea c'è stata da molto tempo, cioè non è una novità. Ricordo qua i COBAS del latte che riversavano quintali di letame sulle autostrade, erano una protesta degli agricoltori, degli allevatori nei confronti della ripartizione del quote latte fra diversi paesi e dell'atteggiamento della Coldiretti ritenuto troppo acquiescente. Quindi è una ostilità di lungo periodo che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ha assunto toni più cruenti. Primo. Secondo, come già stato detto opportunamente nel servizio, ci sono varie motivazioni a seconda dei paesi considerati, cioè non c'è un'unica piattaforma che unisce tutti gli agricoltori europei. A seconda del paese considerato assumono preminenza alcuni temi piuttosto che altri. Quindi in Germania è scoppiata la protesta perché venivano eliminati quei privilegi fiscali. In Spagna la protesta è emersa per problemi di carenze idriche e così via. Cioè, quasi in ogni paese il cahier de doléance degli agricoltori e degli allevatori è diverso. L'unico elemento comune è l'ostilità nei confronti dell'Unione Europea e in particolare del Green Deal, quindi della svolta ecologista che viene data col piano agricolo 24-27, se non sbaglio. Quindi diciamo che questa svolta ecologista ha stimolato proteste e malumori che già c'erano. Inoltre, anche in piazza
abbiamo presenze diverse. C'è un articolo su il Fatto Quotidiano, un'intervista sul Fatto Quotidiano di oggi a Fabio Ciconte, esponente ambientalista, che dice: guardate che in piazza ci sono sia i coltivatori che rischiano davvero l'estinzione, sia l'agroindustria che li strumentalizza. A proposito di strumentalizzazioni, ricordiamo come la protesta dei trattori sia stata arbitrariamente associata e interpretata come collegata al movimento Novax. Qua vediamo il contenuto 2. Ecco, il professore ha fatto benissimo a chiamare questo contenuto, che ammetto avevo dimenticato, l'avrei voluto chiamare prima del suo intervento, proprio perché queste strumentalizzazioni poi da una parte della stampa, ricordiamo che non è la prima volta che accadono. Già quando si manifestava contro la guerra tra la Russia e l'Ucraina, insomma, tutti coloro che cercavano di trovare un equilibrio tra le ragioni ucraine e le ragioni russe venivano additati come Novax filoputiniani. La stessa cosa poi sta succedendo purtroppo anche per quanto riguarda quelle che sono le forti critiche che giustamente vengono fatte nei confronti di Israele, che vengono comunque sempre associate a questo fantomatico mondo del dissenso che da 4 anni a questa parte in realtà certamente sta lottando per un mondo forse semplicemente più ragionevole. È anche vero che però c'è da dire che comunque le rivendicazioni dei trattori, degli agricoltori, trovano nel movimento del dissenso, comunque nelle persone che in questi 4 anni hanno cercato di dare una lettura diversa di quello che accade, delle situazioni, trovano comunque una sponda amica. E prima di darti la parola, Umberto, voglio far vedere un piccolo spezzone di quelle che sono state le manifestazioni poi proprio fuori a Bruxelles di 48 ore fa, praticamente 24-48 ore fa. Allora, se Giulio può andare con il contenuto numero 1 e poi commentiamo insieme con Umberto tutto quanto. Prego, Giulio. Centinaia di trattori e circa un migliaio di agricoltori hanno invaso Bruxelles, proprio nel giorno in cui la capitale belga ospita il vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. I manifestanti, provenienti da diversi paesi, si sono accampati nella piazza antistante al Parlamento Europeo, dove dalle prime ore della mattina hanno cominciato a protestare, non senza momenti di tensione, tra rochi di fieno e letame, lanci di bottiglie contro gli agenti di polizia e danneggiamento di monumenti pubblici. C'est un SOS et qui doivent prendre des mesures d'urgence en faveur des agriculteurs. Pour nos prix, on ne gagne pas assez, on gagne moins que le salaire minimum. Parfois, il y en a même qui gagnent moins que 1000 euros par mois, donc voilà, c'est pas faisable. Le ragioni della protesta sono diverse. La nutrita delegazione italiana chiede soprattutto prezzi equi di vendita dei prodotti agricoli e meno vincoli ambientali, cosa che gli agricoltori imputano alle istituzioni comunitarie. En fait, on nous demande de faire l'effort et de payer nous-mêmes. On nous demande de mettre des jachères, on nous demande de faire plein de choses pour la nature. On n'a pas de problème avec ça, mais il faut le financer. Ce n'est pas nous qui devons payer pour financer le budget vert. La Commissione europea sembra incline a considerare le loro istanze. Le ultime 2 misure proposte sono una deroga alle regole agricole per il 2024 e clausole di salvaguardia contro le importazioni alimentari eccessive dall'Ucraina. A gazdatüntetések és a mezőgazdaság ügye az európai parlamenti választások előtt első számú kampánytémává vált, és az elmúlt napokban láthattuk, hogy az EU több engedményt is tett a gazdák felé, hogy a történet hogyan folytatódik és hogy a vezetők továbbra is engednek-e majd a nyomásnak, kiderül a következő napokban. Az Euronews-t Brüsszelből Zsíros Sándor tudósította. Ecco, Umberto, appunto, come diceva il giornalista e i suoi intervistati nel servizio che abbiamo visto, gli agricoltori accusano l'Unione Europea di far ricadere sulle loro spalle quella che è la questione del cambiamento climatico, quindi questo Green New Deal, che poi in realtà invece, come sappiamo e come abbiamo detto nelle nostre puntate, sta ricadendo
in modi diversi un po' su tutti noi. Alla fine, tra le cose che l'Unione Europea chiede, c'è di riservare il 4% dei terreni al riposo e una rotazione delle colture, che in linea di massima non sono delle richieste eccessive, però si vanno ad inserire in un momento storico di forte crisi economica, in cui, come dicevamo prima, tra il grano ucraino che arriva a prezzi bassissimi, che quindi distrugge la concorrenza, tra l'aumento del costo dei fertilizzanti, del diesel e di tanti altri prodotti, ovviamente è come se fosse stata la goccia che fa traboccare il vaso. E tu cosa ne pensi al riguardo? Pensi che l'Unione Europea, insomma, cederà a queste pressioni? Ma poi, in fin dei conti, cedere alle pressioni giusto per un anno vuol dire semplicemente rimandare il problema? Sì, io credo che comunque ecco, questa vicenda dimostri senz'altro la sottesa ideologia che c'è, no, dietro questa forma di ambientalismo, nel senso che ovviamente chiunque vede il valore di preservare l'ambiente, questo è fuori discussione, però attraverso l'etichetta della sostenibilità spesso si fanno interessi che non sono effettivamente quelli dell'ambiente. Lo vediamo comunque anche nel contenuto 2, no? Si vedeva questa associazione fra dei media, fra Novax e agricoltori, no? Però questo dimostra anche, appunto, la grande carica ideologica che c'è dietro no, questa narrativa. Se poi andiamo a vedere, dietro i più grandi produttori alimentari vi sono gli stessi pochi, si parla di due o tre colossi finanziari, che sono anche, diciamo, i maggiori detentori delle quote di case farmaceutiche, no? Quindi questo associare i Novax agli agricoltori in effetti identifica quelli che sono stati due, diciamo, oppositori a delle politiche che evidentemente andavano nell'interesse di questi, perché gli agricoltori lamentano giustamente, per esempio, l'ingiustizia sui prezzi. E su questo hanno ragione, però si pone due ordini di problema, perché il problema è complesso. Qua ha due direttrici: una è la libertà di mercato, perché ovviamente, diciamo, il credo liberista, no, che in qualche modo disprezza ogni forma di dazio e di misura protezionistica, fondamentalmente espone poi le economie nazionali, che hanno dei costi diversi di quelle di economie di paesi più lontani, e hanno anche dei vincoli ambientali che sono anche giusti e sacrosanti, ma che ovviamente hanno un'incidenza sul prezzo finale del prodotto. E quindi è evidente che se poi non vi è una protezione, questi agricoltori, da una parte gli si impone certe misure che vanno a influire sul costo finale del prodotto, e poi dall'altra però gli si pone in competizione con paesi che i medesimi limiti non hanno. E dall'altra vi è il fatto che, nello stesso modo che vi è per l'energia, il prezzo poi della materia prima e dei prodotti non viene deciso poi nel mercato reale, ma in mercati finanziari, con logiche che sono anche e soprattutto di speculazione e che non hanno magari immediatamente a che fare con fattori reali di produzione. E quindi fondamentalmente vi è una richiesta di protezione da parte di una categoria sociale verso un'Europa che evidentemente è più sensibile ad altri interessi. La questione, per esempio, del Green Deal, della neutralità delle emissioni di carbonio, per esempio, è un tema a forte carattere ideologico, perché, per esempio, per tutto quello che riguarda la biodiversità, il Green Deal ricalca delle decisioni prese anche in seno alle Nazioni Unite di
creare entro il 2030, destinare il 30% delle terre ad aree protette, ma dietro alla sacrosanta spinta alla biodiversità vi sono dei meccanismi in realtà coloniali, perché in realtà diventa un modo per sottrarre le terre a chi ce le ha. Ricalca per esempio tutto le vicende del secolo scorso, quando gli Stati Uniti, creando parchi nazionali, di fatto quello che hanno fatto è stato quello di sottrarre immensi territori alle tribù native che li vivevano, condannandoli a povertà e miseria. E questo avviene quotidianamente nei paesi più poveri. Vi sono numerose associazioni internazionali che denunciano e lottano contro questo fenomeno, perché dietro all'intento di creare queste zone protette di biodiversità si commettono omicidi e torture verso popolazioni indigene che per secoli, anzi millenni, hanno abitato quei territori, ne hanno in realtà garantito la biodiversità e l'abbondanza, che vengono tolte le loro terre, gli viene impedito accesso a foreste sacre, a foreste millenarie, con la scusa di creare un'area protetta. E quando spesso su quelle aree protette poi, guarda caso, vi sono giacimenti o quant'altro. Questo avviene in India, questo avviene in Brasile, in vari paesi del Sud America, e anche in Europa di fatto non ci sono più, diciamo, popoli nativi, però questo fenomeno di fatto beneficia i grossi produttori e a danno dei piccoli coltivatori. Evidentemente sono misure che poi tendono a amplificare un processo che anche nella produzione agricola vede un concentrarsi delle risorse dei territori in mano a pochi produttori che avendo migliaia di ettari sono meno toccati, per esempio, dalla misura del 4% delle terre a riposo, perché le terre a riposo che gli agricoltori debbono tenere, le terre a riposo, sacrosanto, giustissimo, però è evidente che stabilire una percentuale arbitraria per tutti va a colpire soprattutto i piccoli, perché un conto è se io ho 10 ettari e il 4% lo devo tenere a riposo, un conto su 1000 ettari e ovviamente la misura mi impatta diversamente, per cui forse anche lì andava, diciamo, studiato vedendo caso per caso e le esigenze anche dei piccoli produttori. E quindi fondamentalmente, ecco, quello che a me pare di raccogliere da questa situazione, pur nelle differenze che giustamente sono state sottolineate, vi è perlomeno l'invito, secondo me, a porre l'accento su tutta l'ideologia che si nasconde dietro alle politiche cosiddette di sostenibilità dell'Unione Europea, perché spesso le politiche più capitaliste e più colonialiste si nascondono dietro bellissimi nomi, anche per, diciamo, difendersi dalle accuse, delle proteste, perché in qualche modo scagliarsi contro quelle misure sembrerebbe quasi scagliarsi contro la sostenibilità. Allora per loro è facile dire: ah, come, protesti contro il Green Deal europeo vuol dire che sei per l'inquinamento, vuol dire che sei contro la sostenibilità, contro il verde. Allora no, dovremmo decolonizzare il linguaggio per diciamo porre in evidenza tutta l'ideologia che vi è dietro e tutta la mentalità colonialista che si nasconde dietro questa, pur nella necessità evidentemente di trovare delle misure per la sostenibilità o che riducano l'inquinamento. Su questo, voglio dire, non vi è dubbio, però va fatta una discussione, perché anche in questo si utilizza lo strumento dell'emergenza per, diciamo, far calare dall'alto dei cambiamenti. E anche il PNRR, per esempio, l'abbiamo già discusso, tutto l'accento sulla sostenibilità, però di fatto è una pioggia di denaro che serve a fare un cambio di paradigma economico che non va
esattamente nella direzione del benessere collettivo, ma va comunque sempre nell'interesse del grande capitale, diciamo così. Per cui io credo che i partiti di opposizione e i partiti e comunque i movimenti che hanno a cuore un'alternativa o perlomeno una limitazione delle storture del capitalismo, che dovrebbero riflettere sulle insidie anche linguistiche che si celano dietro a queste normative che sulla carta, no, sembrano tutte aventi come scopo principale il benessere collettivo, ma nascondono in realtà appunto le insidie di cui abbiamo discusso. Assolutamente, anzi mi trovo totalmente in accordo con la tua analisi. Sembra quasi che l'Unione Europea voglia trovare un modo di rendere sostenibile il mercato neoliberista, che però secondo me sono invece due opposti, perché immaginiamoci la sostenibilità di un approvvigionamento alimentare a chilometro zero, comunque di prossimità. Invece noi oggi viviamo in un mondo dove le esportazioni vengono fatte in tutta Europa, appunto con la questione dell'entrata anche dell'Ucraina arriverà il grano ucraino per tutti quanti noi, distruggendo quindi anche gli agricoltori locali, mentre sarebbe molto più sostenibile invece se ci fosse un'agricoltura di prossimità che garantirebbe sia ai consumatori di avere un controllo sui prodotti, sia ai produttori di mantenere costante, diciamo, quello che è il rapporto con la clientela. E lì ovviamente tutti i discorsi sulla biodiversità e sulla sostenibilità, secondo me, potrebbero essere fatti in maniera molto molto più certa rispetto, insomma, a questi grandi proclami in nome del Green Deal che fa l'Unione Europea, come giustamente dicevi tu. Non a caso, a proposito di questo, abbiamo citato nel nostro servizio lo spaventoso piano della Regione Puglia di voler requisire terreni per creare nuovi parchi solari, cosa che è totalmente contraria a qualsiasi forma di sostenibilità, di biodiversità e di agricoltura biologica. Quindi, giustamente, come dicevi tu, bisognerebbe epurare il discorso, diciamo, comunque l'analisi da queste forme di ideologie linguistiche che chiaramente non aiutano, ma anzi, come nella maggior parte dei casi, estremizzano. Sì, anche perché secondo me il meccanismo, tra l'altro, è doppiamente sottile, perché fondamentalmente tutta, diciamo, questa retorica serve a scaricare sul singolo consumatore le responsabilità della grossa produzione, perché di fatto adesso la questione dell'inquinamento sono le tue abitudini di consumo. Cioè, non è tanto che per decenni, ancora adesso, la grande produzione inquina nei propri metodi di produzione, ma la responsabilità è tua, il piccolo consumatore, che utilizzi sacchetti di plastica. E questo viene anche riportato alle imprese. Cioè, evidentemente, i grossi poli produttivi si possono permettere tutti i cambiamenti necessari ad adempiere alla normativa, e a questo punto l'inquinamento è colpa dei piccoli produttori che protestano perché per loro diventa insostenibile produrre a quei prezzi. Magari Kellogg's non fa difficoltà a tenere, no, a tenere passo ai cambiamenti normativi, però è poi il piccolo produttore siciliano che non adempiendo, no, alle varie normative è responsabile dell'inquinamento. Per esempio, non si nomina il fatto che gran parte dell'inquinamento è dovuto ai colossi digitali. Google inquina molto più dei produttori, tutti quei server che vengono raffreddati ad acqua e inquinano, però adesso il problema sembra che siano le mucche, che sia l'allevatore, no, a così a essere la causa dell'inquinamento. Per cui tutto questo serve a ripulire la facciata del grande capitale che se lo può permettere, distribuire la responsabilità del cambiamento climatico sui piccoli produttori, piccoli agricoltori, oppure sul consumatore che va in macchina invece che andare in bicicletta e che insomma non sta al passo con tutto quello che viene richiesto come abitudini al nuovo
cittadino sostenibile. Ecco, quindi secondo me è una grande manovra di marketing, ma che sostanzialmente serve a nascondere le vere responsabilità della situazione. Certo, certo. La speranza è che insomma gli agricoltori riescano ad avere una visione d'insieme di tutte queste problematiche, anche se chiaramente la loro poi è una battaglia di categoria, quindi non si può fare troppo affidamento su una messa in discussione del sistema a 360 gradi, perché non è cosa che poi deve necessariamente competere a loro. Bene, passiamo adesso a diciamo un commento su quello che era il secondo argomento di puntata, che come ho detto all'inizio abbiamo deciso di trattare, un argomento, la cosiddetta legge bavaglio, di cui non avevamo ancora parlato un po', perché comunque nelle nostre puntate cerchiamo sempre di inquadrare quello che è il tema centrale, principale, quindi il piano Mattei, diciamo, nella precedente puntata aveva preso il suo spazio, così come tutti gli altri temi che abbiamo trattato, ma comunque siamo ancora in tempo, come si suol dire, perché la legge bavaglio è stata approvata alla Camera il 19 dicembre, mentre in Senato ancora no, e quindi insomma in questo momento c'è uno scontro sia all'interno ovviamente del Parlamento tra maggioranza e opposizione, con appunto l'opposizione che ha dato questo nome alla legge dopo l'emendamento del deputato Enrico Costa di Azione. Ricordiamo che per quanto riguarda questa legge, cosa riguarda? Riguarda la pubblicazione integrale o per estratto di ordinanze di custodia cautelare, che se questa legge dovesse passare ovviamente non sarebbe più possibile da parte dei giornalisti, che lamentano una lesione del loro diritto di cronaca. E allora, proprio per quanto riguarda i giornalisti, vediamo attraverso il contenuto numero 3 la protesta dei giorni scorsi avvenuta a Genova. Siamo qui contro la legge bavaglio, che riteniamo una legge assurda, una legge anticostituzionale. Vai tranquillo. Genova è stata la prima città a mobilitarsi contro i bavagli, è una città importante in cui la mobilitazione ha visto subito coinvolti tutti i giornalisti, il gruppo cronisti, l'associazione Ligure dei giornalisti, l'ordine. Allora, queste le parole della segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Alessandra Costante. E quando ho visto questo video la prima volta, insomma, maliziosamente mi è venuto anche da sorridere, perché adesso con quelle mascherine si simulava il bavaglio, però fine a qualche tempo fa invece i giornalisti non mettevano in nessun modo in discussione l'utilità della mascherina per proteggerci dal virus, anzi erano tutti quanti allineati a quella che era stata la narrazione pandemica, e adesso invece manifestano a favore della libertà di stampa che questa legge bavaglio andrebbe a ledere, una libertà di cronaca per la precisione. E, Umberto, ritorno da te e poi il professor Lanzalaco chiuderà. Questa legge in fin dei conti cosa prevede? Prevede l'impossibilità di andare a estrarre comunque parti delle ordinanze cautelari o comunque il testo integrale prima della chiusura del processo.
Da un lato i giornalisti lamentano questa lesione del diritto di cronaca, dall'altro però in questi anni abbiamo assistito enormemente a una mediatizzazione dei processi alle persone, ovviamente dei processi penali, tanto che molto spesso veniva anche leso il garantismo, perché se è vero che si è innocenti fino a prova contraria e finché ovviamente non c'è una sentenza che lo va a stabilire, è vero pure che quando per giorni e giorni il mainstream non fa altro che parlare di un caso, spesso le persone poi decidono già se sei colpevole o innocente. Tu che sei anche avvocato, ovviamente, come leggi questa questione? Ma io infatti da avvocato sinceramente se io posso essere critico col governo, lo sono, però non vedo così uno scandalo, nel senso che vi è un problema di garantismo sicuramente, ed è evidente che prima della fine di un processo la verità, cioè neanche dopo la fine di un processo la verità è certa, ma sicuramente prima la questione è aperta. Gli atti di, diciamo, gli atti del procedimento cautelare non fotografano ancora una certezza o una verità giuridica, se non altro, e quindi bisognerebbe sicuramente essere cauti nel riportare quei fatti, perché non è detto appunto che fotografino non solo una verità empirica, ma neanche giuridica, e quindi il problema, secondo me, è proprio questo, cioè che poi l'opinione pubblica viene molto colpita, no, da queste comunque accuse di colpevolezza che rimangono, anche se poi la persona viene scagionata. E allora io vorrei comunque ricordare anche ai giornalisti che loro hanno spesso molto zelo, no, nel riportare procedimenti giudiziari, ma non hanno lo stesso zelo poi nel riportare, per esempio, assoluzioni. Io, allora, per esempio, da avvocato ho seguito dei casi in cui i giornali avevano amplificato certi processi che poi magari finivano in assoluzioni, però poi la assoluzione non veniva riportata. E allora quando si scriveva ai giornali per dire però avete riportato giusto correttamente tutte le fasi del processo, segnalate anche la soluzione, no? Oppure segnalate che c'è stato un errore giudiziario, per esempio. E allora o non ascoltavano oppure facevano un piccolo trafiletto, però intanto diciamo l'opinione pubblica è segnata, e spesso persone vengono rovinate per questo. Quindi secondo me che ci sia una certa attenzione verso cosa viene pubblicato è giusto. Probabilmente si potrebbe così fare delle distinzioni in base al tipo di reato o al tipo di personalità, nel senso che magari ci può essere un interesse pubblico a sapere che un certo personaggio pubblico, no, viene investito da un procedimento cautelare, per esempio, quindi ci può stare, però non è detto che ci sia questo interesse pubblico per qualunque questione o per qualunque reato, e senz'altro secondo me andrebbe anche rigorosamente verificato che poi se un giornale tratta una vicenda la tratti fino in fondo, anche poi se un certo procedimento cautelare si risolve in una soluzione, ecco. Quindi secondo me, ecco, sicuramente è un argomento molto 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 delicato, che vi sia un garantismo sulle vicende giuridiche, secondo me è anche giusto, ecco, fondamentalmente. Come al solito, diciamo, ci vorrebbe equilibrio anche in questo caso, ecco. Sì, ecco, secondo me ci vorrebbe equilibrio, cioè o si lasciano produrre gli atti cautelari, ma si verifica e si obbliga poi a
trattare la vicenda fino in fondo, anche se, e poi sottolineando se quei fatti emersi vengono confermati o meno, oppure giusto in qualche modo, secondo me, limitare la possibilità dei giornali di andare contro una persona prima che effettivamente la macchina giudiziaria non abbia accettato una verità giuridica. E comunque, poi, vuol dire, l'Italia è un paese che ha dei grossi lacune per quanto riguarda la libertà di stampa, e allora sarebbe giusto anche che però vengano fatte proteste per tutti i modi in cui il giornalismo viene limitato nell'esporre certi fatti, o anche il modo in cui i giornalisti usano i termini, perché i termini non sono neutri, per cui se io mi ricordo già solo ai tempi del 2001, l'invasione dell'Iraq e dell'Afghanistan, chiunque si opponeva alle forze occidentali era terrorista. Allora anche questo è una forma di limitazione della libertà di stampa, se i termini che obblighi ad usare in qualche modo fotografano una realtà, no? Per cui, voglio dire, i problemi del giornalismo secondo me sono ampi, e questo è un problema relativo. Assolutamente, concordo appieno. Professor Lanzalaco, so che in questi giorni la tosse non le dà tregua, se però vuole fare una chiosa finale su questo argomento. Allora sì, se ci riesco, allora, prima la questione della legge Bavaglio rientra in un pacchetto di questioni più ampie sulla libertà di stampa, e cioè sono quattro questioni che riguardano le nomine RAI, l'appesantimento delle pene e della perseguibilità per diffamazione, per cui notizie possono essere considerate come diffamatorie, e terzo, la penalizzazione della querela temeraria, cioè la querela utilizzata a scopo intimidatorio per cifre astronomiche, non tanto per vincere la querela, ma appunto per spaventare, per intimidire il giornalista, e infine la difesa delle fonti dei giornalisti, dell'anonimato delle fonti dei giornalisti. E quindi un pacchetto più ampio che seguiremo con attenzione, perché effettivamente può colpire chiunque, come noi peraltro, fa informazione. Ultima chiosa, ecco, il governo Meloni sta cercando di dare sicuramente una stretta sul fronte della libertà di informazione, e una spiegazione parziale, se volete, però una spiegazione ci può essere, e cioè l'inchiesta che ha pubblicato nelle ultime 24-48 ore Repubblica. Ci sono ben 100 deputati in situazione di conflitto di interessi, e di questi 100 deputati, 74 sono deputati della maggioranza di governo. Quindi, diciamo, con una certa preoccupazione da parte della destra su fughe di notizie o uso improprio di notizie, è comprensibile, perché appunto 74 deputati della coalizione di maggioranza sono a rischio serio di essere oggetto di informazione, scandali, scoop, perché bisogna anche vedere questo, cioè lo scoop come punto di pregio anche della stampa. Pensiamo una cosa e poi mi chiudo, l'indagine che ha portato alle dimissioni di Sgarbi è stata fatta da un quotidiano, dal Fatto Quotidiano. Ecco, non fosse stato possibile fare quell'inchiesta in quel modo, renderla pubblica, probabilmente Sgarbi sarebbe ancora seduto sulla sua poltrona. A questo si potrebbe aggiungere anche il servizio di report sulla Santanché, insomma, piuttosto che comunque una serie di vicende che da sempre hanno
preso di mira i membri della maggioranza, tra cui anche la questione poi Gianbruno, Giorgia Meloni, anche lì non era una questione di conflitto di interesse, ma sicuramente la stampa ha dimostrato più volte di potersi inserire fortemente per, diciamo, squilibrare la stabilità del governo in questo caso. Infatti, secondo me, se posso dire, sarebbe sicuramente più necessaria comunque è una norma sul conflitto di interessi, ecco, perché poi vi sono tutta una serie di situazioni che non sono reati, no? Per cui non è detto che ci sia poi un procedimento giudiziario per nessuna di quelle situazioni di conflitto di interesse, ma che evidentemente in qualche modo influiscono sull'opportunità e sull'imparzialità di certe figure politiche che dovrebbero fare l'interesse comune, ecco. Quindi ecco, secondo me quello che sarebbe necessario è sicuramente una legge sul conflitto di interessi. E per esempio a me quello che preoccupa di più, per esempio, non è tanto che si voglia impedire di pubblicare stralci, diciamo, gli atti dei procedimenti cautelari, che sono dei procedimenti di urgenza con una diciamo così una trattazione minore, perché servono a segnare delle misure temporanee in casi che si reputano appunto di urgenza e necessità. E più che altro invece mi preoccupa di più il tentativo di abolire certi reati della pubblica amministrazione, quelli sì che sono situazioni che vanno magari a toccare potenzialmente molti membri della classe politica, no? Con la scusa che sono di difficile accertamento. Ecco, quello mi preoccupa di più, francamente. Assolutamente. Beh, sicuramente ritorneremo a parlare del tema della libertà di stampa anche più in generale, oltre che di questa questione della legge Bavaglio, che ricordiamo deve essere approvata in Senato, ma più in generale l'attacco alla libertà di stampa poi è anche una cosa che arriva dai piani alti. Ricordiamo che al forum di Davos, tra i temi principali che sono stati trattati, c'è proprio la lotta alle fake news e quindi alla controinformazione. Diciamo, noi siamo parte di quel mondo che Davos vorrebbe in qualche modo limitare, se non distruggere. Quindi la libertà di stampa deve essere sempre garantita, l'importante è che poi ci sia un equilibrio, come dicevamo, e che vengano fatte delle scelte giuste anche poi per quanto riguarda i reati, come ci ricordava Umberto. Bene, signori, siamo giunti al termine di questa puntata. Ringrazio Umberto. Grazie a voi. E ovviamente ringrazio anche il professor Lanzalaco, che nonostante la tosse è qui con noi. Eroicamente. Buona giornata. Arrivederci.